Sì, è diventata una partita molto più nervosa, è normale che San Giovannese aveva tutti i costi per recuperare la partita e forse era una cosa che, cioè, sicuramente, senza forse, era una cosa buona per noi, perché potevamo poi ripartire e creare situazioni per le caratteristiche che avevamo in campo di ripartenza. Purtroppo non andava così, siamo stati un po' ingenui sul rigore, perché il rigore c'era. E poi alla fine c'è poco da fare, cioè nel senso il risultato poi rispecchia l'andamento in campo, perché la San Giovannese ha avuto delle buonissime occasioni come le abbiamo avute noi, quindi diciamo che sia il primo che poi il secondo tempo è stata una partita credo bella da vedere, anche sentita ma bella da vedere, ricca di occasioni, poi è finito il pareggio, ma credo sia giusto. Qualche recriminazione? Ma la recriminazione sta sempre nel fatto che vai a vedere sempre come prendi gol, però anche come hai avuto la fortuna di non prenderlo, quindi ripeto, per me vale tanto anche questo pareggio, basta. Mi dispiace, è una cosa bella vedere i ragazzi un po' rammaricati, perché è sintomo di qualcosa nello spogliatoio che è vivo, e io sono qui per questo, cioè finché c'è qualcosa di vivo, perché io sono il primo a crederci, e i ragazzi sono i primi a crederci, va bene così. E dobbiamo conquistarci sul campo questa cosa e limitare e limare tutti gli errori possibili, quindi questo sì, però insomma, non è che abbiamo giocato contro una squadra, cioè, una squadra che secondo me su tutti gli effetti ha caratteristiche importanti, insomma, indipendentemente poi dal tifo o dall'emozione che ci può essere oggi nell'averla incontrata da parte mia, però è una signora squadra. Insomma. È un punto che alla fine però da noi arriva sempre tantissimo, ma sicuramente serve di più la San Giovannese in questo momento, perché a noi sicuramente 3 punti ci servono, ma non è perché per la partita di oggi o meno, ci servono per mettere quella testa un attimino davanti, per ritrovare un po' di sensazioni diverse anche a livello di classifica, che io non guardo mai. Ma la classifica la guarderemo, avremo modo di guardarla. Ho recuperato finalmente Skinnea, che praticamente non c'è mai stato il giro d'andata. Ho recuperato degli infortunati, all'ultimo momento l'ho voluto far giocare, ma perché volevo dare peso a questa partita, dare esperienza, dare fisicità. Così è stato, dispiace perché poi, ripeto, anche nei cambi che ho fatto, c'erano cambi insomma importanti, e bisogna stare un pochino più attenti nel commettere certi errori, perché poi la partita bisogna portarla a cascina in un modo. Poi se Bellini prende la palla da 3 quarti campo, la tira, la mette al 7 sulle sue caratteristiche, va bene. Prende qualcosa, dispiace. È questo il rammarico della partita, non del risultato.